L'anno prossimo, Naldi, te lo sai, te l'ho già scritto, Valerio. Ci prendiamo di quelle bastonate sui denti che vedrai. Sergio, scappare, scappare, prima di fare lo squat. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti in questo nuovo video di Listen. Quindi benvenuti, vuol dire che non avete già visto gli altri video, vuol dire che non siete iscritti al canale. Iscrivetevi, perfetto, bravissimi. Vi diamo qualche secondo per iscrivervi. Ok. Dato che alla Strength War io purtroppo beh, ero molto stanco a fine gara e non ho avuto la possibilità di andare a domenica a vedere gli altri più forti, ho pensato di fare una mini reaction al video di Calisthenics Brain e poi anche qualche performance che ho visto sui profili Instagram degli atleti più forti, appunto delle migliori alzate della gara, quelle che hanno fatto un po' parlare, un po' tutto, anche cosa ne penso della gara in generale. Salterò la parte degli intermediate o comunque la gara di sabato perché comunque ero presente, non abbiamo visto sti grandi carichi, cioè alla fine più o meno i carichi più alti li ha portati la mia categoria e forse lo squat più alto è il mio, quindi lo vedete sul mio vecchio video della Strength War, andatelo a vedere. Quindi ora cominciamo, facciamo partire il video di Calisthenics Brain e vi dico cosa ne penso. Questo sono io, ma che bello che sono. Ok, qua dovrebbe essere Elite. Muscle up, ragazzi, muscle up. Muscle up abbiamo visto dei numeri veramente alti. Piranha anche lui, soprattutto Vicky Santoro, quel ragazzo lì, porca miseria, mi ha sorpreso veramente tanto perché è leggero, ha sparato 35 kg di muscle up, che voglio dire tanto di cappello, veramente tanta roba. Eccolo qua appunto, porca miseria, ragazzi, 35 kg di muscle up. E io voglio dire una roba appunto sul muscle up. Secondo me in futuro è per forza di cose vedremo dei numeri assurdi nelle categorie più basse di peso. E invece nelle categorie più alte vedremo dei numeri alti per quello che può pesare uno di 90 kg, però molto bassi. Secondo me i veri numeri alti li vedremo sulle categorie meno 80 e quelle categorie lì. Infatti sto guardando adesso Alex Feltre, ragazzo proveniente dal powerlifting, tra l'altro, porca miseria. Ha fatto forse 27,5 kg. Forte, 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 forte. Rocky. Rocky, cosa mi combina Rocky? Rocky, tra l'altro, quest'anno ha dato molto filo da torcere a Lucian perché si sono un po' scontrati su quei 40 kg. Mezze seghe, avrei fatto di più, lo so, però vabbè. 40 kg, falliti tutte e due, però Rocky ha portato un buon 37,5 che. E Lucian invece ha voluto fare un po' lo sborone, entrare a 35 e ha fatto bello, però poteva fare di meglio secondo me. Anche lui ha detto era stanco dal giorno prima, vedremo l'anno prossimo, sono sicuro che si rifarà. Io l'anno prossimo spacco il culo. Tra l'altro, a proposito di anno prossimo, parlavo con Valerio Naldi, che dopo guarderò anche un po' le sue performance. Dicevamo che forse si introdurrà una nuova categoria di peso, e lo speriamo vivamente entrambi, perché soprattutto per noi pesanti, oltre gli 87 kg è veramente difficile adesso, perché c'ero io che pesavo 87 kg e i miei avversari che pesavano più di 90 kg, quindi magari si introdurrà una meno 93 o qualcosa del genere che renderà la cosa ancora più interessante, più combattuta, perché io l'anno prossimo. Che ve lo dico a fare. E ragazzi, adesso arriva un momento simpatico. I Coconuts. Ragazzi, i Coconuts. Che soggetti. Che tra l'altro tu li guardi e vedi Michelone, una bestia. E Sergio che vabbè lo guardi e dici ok, è robusto, è grosso, ma. E poi c'è Sergio che fa più di Michelone. Cioè, ragazzi, anche quest'anno non mi ricordo esattamente i numeri perché qua purtroppo non sono scritti tutti. Ma Sergio deve aver portato sui 25 kg di muscle up e Michelone sui 20. Cioè, ragazzi, è una cosa assurda. Però. Sergio, scappare, scappare, prima di fare lo squat. Non si fa, cioè, non si fa, non si fa, devi stare lì per me. Non si fa, capisco che eri stanco, ma lo squat lo devi fare. L'anno prossimo, così. Pull up, ragazzi, anche qua, diatriba tra i pull up, chin up, fare chin up da omosessuali, siamo family friendly oggi. È da omosessuali, sì, no, c'è chi dice di sì, chi dice di no. Naldi combattuto sul passare al chin up o restare al pull up. C'è da dire una cosa, momento parere personale. Chin up è più prestazionale. In gara si va per fare la prestazione, poche palle, bisogna fare i numeri, non importa cosa pensano gli altri, si fa quello che è più comodo per portare numeri più alti. Poi come va va, ragazzi, però queste cose qua non vanno bene, si fa i numeri più alti possibili. Che tra l'altro ancora vi dicevo, Vicky Santoro, ho visto, deve aver portato più di 80 kg di pull up. Io mi chiedo quel ragazzo pesare 70 kg, come cavolo ha fatto a portare questi numeri quest'anno? 80 kg, sono tanti per uno che pesa 70 kg. Sto siciliano bastardo. È siciliano, tra l'altro. Porca puttana, sei forte, ragazzi. Poi,
Si assiste a un gesto di grande sportività del giudice Chiozzi, che annulla l'alzata al suo atleta Rocky perché col mento è andato molto avanti sulla sbarra. Che anche qua, mento avanti sulla sbarra, mannaggia. Qua si vedono dei video dove vengono date per buone alzate in chin-up, dove si tocca solo la sbarra appena appena, altre no, altre sì. Speriamo che l'anno prossimo si aggiustino un po' le cose perché sennò. Dai, non si può fare così. Una roba bella delineata, dobbiamo trasformare questa disciplina in uno sport vero e proprio. Quindi io spero l'anno prossimo di vedere un po' dei regolamenti fatti meglio, ecco, mettiamola così. Punto di tasti dolenti, vedo che partono i dip. Mi hanno annullato 110, sti bastardi. Alex Multiversa, che tra l'altro mi hanno detto ha rischiato di ammazzarsi perché gli hanno portato via il box mentre faceva l'alzata e non ha più trovato l'appoggio. Bellissimo. E anche qua le alzate migliori, chi le hanno fatte? Chi le ha fatte? Sempre sto Vicky Santoro, ragazzi. Quel ragazzo lì è leggero, ma ha un sistema nervoso centrale che fa paura. Cioè, come cavolo fai a 70 kg a sparare 140 kg di dip? Lui poi ha segnato 142,5 per la cintura, che vabbè, dà dell'omosessuale a chi fa il chin up, ma calcola i 2,5 kg della cintura sul peso totale, ha segnato 142,5 kg. Su questo non voglio esprimermi perché la cintura non sconta, per cortesia, facciamo i maschi veri, la cintura non la contiamo. Vabbè, anche qua purtroppo i ragazzi hanno un po' sofferto questo dip tra infortuni alle spalle, Domenico Venditto degli Street Gorilla che si è infortunato sui chin-up, che gli è partita così un po' l'embolo di provare a fare un chin-up dopo tutti i pull-up, si è fatto male al bicipite, anche lui non ha potuto portare i numeri che voleva portare. È stata un po' una delusione, anche Lucian Stanut, 115 kg li ha volati, poteva portare secondo me almeno 120 kg comodi, ma anche qualcosina in più. Lucian, l'anno prossimo ti faccio sudare, però non penso sarò con te, quindi ti è andata bene, te lo dico, ti è andata bene. E ragazzi, passiamo finalmente allo squat. Squat, purtroppo, c'è da dire, giustamente, in difesa degli atleti che l'hanno fatto molto tardi. Quelli che sono partiti prima hanno finito più o meno nell'orario in cui abbiamo finito noi a sabato, quindi verso le 9:30 finivano. Gli altri sono andati belli, belli lunghi. E qua alzate secondo me migliori, quella del Piranha che ha provato addirittura i 200 kg, poi beh, gli ha falliti, ma al suo peso corporeo di 67 kg, se non sbaglio, ragazzi, chapeau, niente da dire. Per tutti gli altri più o meno eravamo lì. Michelone, te che mi pesi 87 kg, mettiamola così, e mi fai 170 kg. Michelone, ma cosa stiamo facendo? No, dai, scherzo. Sei forte, ma secondo me sei un po' troppo teorico. Dovresti provare a qualche schiaffo da solo, papine sul collo. Secondo me ce la fai. E niente, qua sul video di Calisthenics Brain, purtroppo non ci sono le alzate migliori di squat di quelle più pesanti. Quindi metto in pausa il video e si passa su Instagram. A proposito di Instagram, canali social, lo sapete, seguitemi perché lì vedrete di quelle cose che veramente non stanno né in cielo né in terra. Per esempio, stamattina un mio 10x10 di squat a 110 kg che mi ha tritato completamente e quelle sono belle cose da vedere. Allora, atleti degni di nota che non ho nominato ancora, comunque che non ho guardato le loro performance, io direi per forza Naldi e Xavier, perché ragazzi, sono loro due alla fine quelli che portano i chili più alti in assoluto nelle gare. Per ora, l'anno prossimo, Naldi te lo sai, te l'ho già scritto, Valerio. Sui pull-up e dip, purtroppo ti guardo ancora da lontano, magari ti faccio il tifo. Ma sullo squat e sul muscle up, ci prendiamo di quelle bastonate sui denti che vedrai. Allora, il buon Valerio ha fatto, che tra l'altro lui non l'ha mai allenato, muscle up 20 kg, direi dignitosissimi. Niente da dire, un movimento che per lui è un po' nuovo, ma vabbè. Pull-up, mi ricordo il giorno precedente, sabato, che parlavamo, ma aveva detto che voleva portare un 105, ma secondo me il giorno prima si è tritato a stargli a cazzeggiare con me, con gli altri, quindi ci può stare. Ha portato un 92,5 dignitosissimo, che tra l'altro, porca miseria, 92,5 kg in pull-up, presa prona, ragazzi, c'è poco da dire. Su questa, mi dai ancora le basi, purtroppo. Dip, qua i ragazzi l'hanno sofferta molto perché era tardi, faceva caldo, hanno finito più o meno alle 9 qualcosa. Vedo un 142,5, poi tenta anche lui l'assalto e 150 per stare dietro a Xavier, ma purtroppo tutti e due hanno fallito i 150, ve lo anticipo. E sullo squat, che il buon Valerio è veramente forte, purtroppo ha fatto solo due alzate perché era tardi, ma si è fermato solo a 215 kg.
peso considerevole, però l'anno prossimo sono botte che volano, ragazzi, sono botte che volano, preparatevi. Per finire, ultimo ma non per importanza, perché ragazzi, qua purtroppo lui forse per importanza è il primo, non c'è niente da dire, veramente. Perdonami se nomino male il nome, ma non lo so, Xavier, penso si dica così, che ha fatto veramente dei pesi che sono fuori dal normale, soprattutto anche perché lui d'età è leggermente più avanzato rispetto a noi, cioè io ho 20 anni, lui ha quasi 10 anni più di me. Si è visto un 35 kg di muscle up, che c'è un vitello di 92 kg che spara 35 kg di muscle up, lo vedete soltanto qua, nel senso lo potete vedere stanto alla strength war, lo potete vedere. Pull up ha preso un po' la distanza da Valerio, è arrivato fino a 95 kg, che tra l'altro con che facilità li ha fatti, cioè rimango abbastanza basito a vedere queste cose. Un commento, anche loro purtroppo mi tocca guardare da lontano sulle stanzate. Dips 145 kg, e tra l'altro sui 150 ho visto la diretta streaming di Ortegaro, se non sbaglio, ha rischiato tra l'altro di farsi male, povero, mi dispiaceva infatti, ha sentito una contrattura al pettorale, si è dovuto fermare, però penso che l'anno prossimo vedremo dei numeri più 160 kg. Qua questi ragazzi sono veramente veramente forti. Spoiler, io li guardo da lontano, ma da non lontanissimo, perché puntiamo a un discreto taglia qua, fa finta di fare non... spoiler, capito? Taglia taglia, non lo diciamo. E squat, questo ragazzo squat barra alta, ragazzi, barra alta 235 kg. 235 kg è un peso veramente alto. E tra l'altro, a proposito di squat, molti atleti sono un po' in rivolta contro lo squat, lo considerano un'alzata marginale, ma oh. Street lifting non è più calisthenics, qua è sport di forza, conta il totale e conta i chili che portate. Pochi cazzi, non fatemi venire a prendere uno a uno. E nulla, lo squat 235 kg. L'anno prossimo penso che farà qualcosa di più, ma è difficile perché lo squat da questi pesi dopo comincia a diventare veramente difficile portarlo in alto. Non come tutti dicono, ma il muscle up 5 kg alla volta, difficile. Sì, è vero, è difficile, ma anche lo squat non pensate che oltre i 230 kg si mettano così 10 kg così facili. Oh, stiamo parlando di alzate tecniche anche lì, eh. Porco cane, che gente. E nulla, gli atleti più forti sono stati questi. C'è poco da dire, l'unica roba che posso dirvi è che l'anno prossimo punterò anch'io probabilmente arrivare già sul podio Elite, se non sul gradino più alto. Proverò sicuramente a essere lì, però lo sapete, senza troppe pretese vado per fare il culo così a tutti. Niente da dire. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto, una reaction un po' leggera, un video un po' facile, perché giustamente ci può stare in questo periodo. Ricordatevi di seguirci sui nostri canali social, che lì vedrete più o meno tutti gli spoiler, tutte le cose, anche le alzate fuori gara, gli allenamenti, che so che molti ragazzi mi chiedono degli allenamenti, come faccio ad allenarmi, come mangio, lì vedete tutte queste cose qua. Bene, anche perché le pubblico tutte, quindi nessun problema. E nulla, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video. Tasto like, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Oh, io caro, ieri ho fatto i bicipiti per la prima volta dopo non so quanto, mi fanno malissimo.